Questo video presenta una conversazione faccia a faccia tra due italiani, Marta e Giulio. Marta va a visitare l'appartamento nel quale vuole affittare una camera. Giulio le mostra l'appartamento. Nell'appartamento, oltre a Giulio, vive anche un'altra ragazza, Tania. A Marta l'appartamento piace molto, decide di prendere la camera. Domanda a Giulio quando può trasferirsi e Giulio dice che, se vuole, può venire anche il giorno dopo. Ciao Marta, vieni, entra. Grazie, tu sei Giulio, vero? Sì, in persona. Come stai? Tutto bene, grazie. Siena mi piace molto, mi sembra una città molto vivace. Sono d'accordo con te, anche a me piace abitare in questa città. Io sono di Sassari, ma vivo a Siena da 4 anni, e sempre in questo appartamento. Davvero? Allora ti trovi bene qui. Hai ragione, mi piace molto questa casa. Vieni, ti faccio vedere la camera libera. Ok, andiamo. Ecco, questa è la singola. C'è un letto da una piazza, un armadio, una scrivania, c'è una lampada sul comodino. È una stanza luminosa, perché ci sono 2 finestre. È vero, c'è molta luce, anche oggi che il cielo è grigio. Secondo me tra poco comincia a piovere. Senti, ma quanti bagni ci sono? Solo uno. Però finora non ci sono stati problemi con gli altri coinquilini. Sì, ma poi basta avere un po' di pazienza. C'è la doccia o la vasca da bagno? La doccia. Vieni, è di qua. Guarda. Bella! E anche il colore del bagno mi piace. Io amo il blu. E questa è la cucina. È un po' piccola, ma c'è tutto quello che serve. Piatti, bicchieri, pentole, frigo, fornelli, forno, ma non funziona bene. Sai, qui non siamo bravi cuochi. Mangiamo molte insalate e pasta. Tu sai cucinare? Ma, insomma, mamma mi ha insegnato qualche ricetta, ma... Ok, se vieni a abitare con noi, le proveremo le ricette della tua mamma. E questo è il soggiorno. Un tavolo con 4 sedie, la televisione, il divano e una poltrona. I mobili sono un po' vecchi, ma ancora in buone condizioni. Insomma, di solito ci troviamo tutti insieme qui per mangiare e rilassarci dopo il lavoro. Bella! Anche questa stanza è luminosa. Sì, anche qui c'è una finestra grande. E la camera dell'altra ragazza? Anche Tania ha una singola. È la stanza in fondo al corridoio, quella vicino al bagno. Senti, l'appartamento mi piace. Anche la zona è perfetta perché è molto vicino all'ospedale. Sì, è vero. E l'atmosfera in casa è divertente. Benissimo, allora ho deciso. Prendo in affitto la camera. E quando posso venire? Sono contento. Vieni quando vuoi, anche domani. Intanto dico a Tania che abbiamo trovato una ragazza per la singola. Ok, allora vengo domani mattina alle 11. Sei in casa o ti devo telefonare un po' prima? Sarò a casa. Faccio i turni al lavoro e domani lavoro di notte. Stai tranquilla. Ti aspetto qui. Grazie Giulio, sei davvero gentile. A domani. E non vedo l'ora.